Vi presentiamo Panta. Progetto associativo, nuovo, turismo, Abruzzo. Un'azienda di servizi che promuove e coordina il turismo in Abruzzo, valorizzando le eccellenze culturali e artistiche e i prodotti tipici, offrendo così ai clienti un pacchetto turistico completo. Abbiamo scelto di impegnarci in questo progetto perché l'Abruzzo, pur offrendo un'ampia gamma di attrattive culturali e paesaggistiche, tuttavia difetta di un'organizzazione e di un apparato che controlli e coordini le singole attività e di ottimizzare quindi l'offerta turistica rivolta ai visitatori. L'aspetto più innovativo del progetto è la presenza sul territorio di una rete collaborativa di contatti che consente una gestione efficace delle risorse. È un rapporto stretto e fruttuoso con le iniziative private, con il mondo dell'artigianato e le strutture alberghiere. Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono fare visita all'Abruzzo nella stagione invernale e in quella estiva, in singole giornate e in brevi tour di 2 o 3 giorni. Offriamo pacchetti turistici sia a famiglie che a gruppi e comitive. La nostra società offre un panorama completo sui luoghi e le attività di interesse, dando la possibilità di rendere il soggiorno pieno e soddisfacente. Inoltre, la nostra coordinazione permette di muoversi più agevolmente sul territorio e di ottenere sconti su prodotti e servizi. Essendo il nostro prodotto una rete di servizi, non ha impatti negativi sull'ambiente. Comunque Panta garantisce il suo rispetto attraverso controlli con i singoli partner commerciali come agricoltori, artigiani ed albergatori. Pensiamo di pubblicizzare il servizio tramite spot su internet e affissioni di annunci e anche di promuoverlo direttamente accogliendo i turisti interessati nella nostra sede di Chieti e negli info point delle altre città partecipanti al progetto. Dal mare alla montagna, non solo il gusto ci guadagna. Panta! Sono Damiano, Riccardo, Mayra, Bernardo, Raffaella, Sara, Valeria, Marta, Alessandro, Federica, Martina, Alessandra, Claudia, Lorenzo, Marianna, Martina, Erika, Bianca.